Benvenuti amici di Android Blog alla sfida tra LG G3 e LG G2. Due generazioni a confronto, ma la differenza tra una e l'altra è davvero così marcata? E soprattutto, conviene spendere 200 euro in più per un top di gamma attuale rispetto a uno dello scorso anno? La risposta a queste e ad altre domande nel nostro Versus. Eccoci dunque in compagnia degli ultimi due top di gamma della casa coreana. Io vi ricordo di andare a rivedere le rispettive recensioni per tutto ciò che riguarda le caratteristiche tecniche complete e dimensionali di questi due terminali. Metterò il link alle due recensioni qui sotto in descrizione. Io mi limito a farvi vedere qualitativamente quali sono le differenze dimensionali effettive di questi due smartphone. Vedete, LG G3, nonostante gli 0.3 pollici in più, non è poi così tanto più grande rispetto al buon G2. Potete vedere anche lo spessore e anche la leggerezza è assolutamente paragonabile. G3 è stato alleggerito notevolmente, quindi assolutamente un ottimo lavoro per quanto riguarda l'ottimizzazione di questo G3, che resta comunque un 5.5 pollici, quindi uno smartphone molto difficile da utilizzare con una mano sola. Se già G2 era al limite, G3 diventa ancora più difficile. E le cornici, come potete vedere, sono paragonabili come spessore, forse addirittura più sottili quelle laterali del G2, ma insomma sono davvero piccolezze per quanto riguarda l'ottimizzazione display barra cornice. Fatto sta che comunque LG G3 è più grande e meno maneggevole. Andiamo a vedere anche un po' i materiali, poi vedete nel posteriore la differenza di materiali. C'è questa parte posteriore lucida con una texture che non so se riesco a farvi vedere qua con i riflessi che ci sono qua sotto lo strato lucido. Invece G3 trova questa caratteristica striatura che ricorda il metallo e che rende molto piacevole alla vista. Non che G2 sia brutto, però obiettivamente il design, la curvatura e la texture di LG G3 risultano superiori al tatto e anche un po' alla vista. Soprattutto se avessi il G3 in versione bianca, noteremo una discreta differenza fra le due colorazioni e soprattutto fra i due design. E la parte frontale è molto bella per entrambi, anche qui molto piacevole questo effetto dato su LG G3 e questo display che assolutamente crea un effetto wow alla vista non indifferente. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, vi ricordo che abbiamo uno Snapdragon 800 contro uno Snapdragon 801, 2.2 o 3, non ricordo bene, GHz LG G2, ma 2.5 GHz su LG G3, davvero poca la differenza, anche la GPU è la stessa, la Adreno 330. Abbiamo poi la versione da 16 o 32 GB di memoria non espandibile su G2, abbiamo quella da 16 o 32 GB di memoria su G3, con la differenza anche della RAM, 2 o 3 GB sul G3, però espandibile come abbiamo visto nella recensione relativa a G3. Parliamo un po' di autonomia: 3000 mAh per entrambi. Nonostante l'ottimo lavoro di ottimizzazione fatto su LG G3, è fuori di dubbio che un display più grande, più luminoso, più definito e un clock superiore del processore vadano a consumare di più rispetto alla versione dello scorso anno. Quindi l'autonomia è molto appannaggio di LG G2. Parliamo di un'ora di schermo acceso di differenza a fine giornata con lo stesso uso più o meno, quindi l'autonomia è stata purtroppo notevolmente ridotta sul G3. Non è che non arrivi a sera, ma se siete abituati all'uso che fate su G2 avrete parecchia difficoltà sul G3. Parliamo da ora del pezzo forte di questi due terminali, del display. Apriamo l'applicazione di test qui su G3, andiamola a cercare, non so dove sia finita sul G2, eccola qui, l'abbiamo trovata alla svelta. Vi faccio vedere la differenza di definizione, che a occhio quasi non si vede. Su G3 possiamo andare a appiccicare lo smartphone alla videocamera, su G2 facciamo lo stesso. Andiamo a vedere
se riusciamo a distinguere i pixel, un minimo di seghettatura in più su G2, però questo non è tanto nella scrittura dei testi quanto le piccole caratteristiche che caratterizzano le applicazioni, ad esempio piccole foto, piccoli testi. Per quanto riguarda la luminosità massima, settata al massimo adesso per entrambi, risulta superiore su G2, anche il punto, su G3, scusatemi, anche il punto di bianco è superiore, come potete vedere, spero che ci riusciate. Il nero è paragonabile, ma l'angolo di visione di G3 è stato notevolmente migliorato, solo con questa angolazione va a virare un po' il colore. Su G2 abbiamo un angolo di visione soprattutto in questo senso un po' più limitato, ma in realtà sono usi davvero particolari dello smartphone. Come potete vedere, la gamma cromatica è eccezionale per entrambi, diciamo un ottimo display per LG G2, un display eccezionale senza paragone su LG G3. Andiamo a vedere ancora qualche foto, rimaniamo ancora un attimo sul display perché fondamentalmente è una grossa differenza tra i due smartphone. Vi faccio vedere qui dove la definizione, ecco, vedete quello che vi dicevo prima, i caratteri, in questo caso le parti molto piccole della foto, risultano a vista più belle, più definite su LG G3. Allora, non c'è tutta questa differenza, ma non è vero che non vi sia per nulla differenza tra un display quad HD e un display full HD. In realtà un pochino nell'uso quotidiano si vede, guardate qua quanto sono belle comunque le riproduzioni delle fotografie su entrambi. Diciamo che la differenza c'è, ma obiettivamente non è marcatissima, bisogna essere maniaci come il sottoscritto per andarla a vedere. Dal display passiamo alla parte telefonica. Vi dico subito che la parte telefonica è appannaggio di LG G3, nonostante siano entrambi piuttosto lenti a cambiare di rete, quando tendono a mantenere le reti più potenti più a lungo, il 4G o il 3G, e quando devono passare in 2G ci mettono un pelo di troppo e rischiamo di rimanere irraggiungibili per un po'. Questa è un difetto di G2, difetto tra virgolette di G2, che è rimasto su G3. Potete vedere anche la differenza di interfaccia, molto più pulita e pratica quella di LG G3. E per quanto riguarda l'audio, lo andiamo subito a sentire, prima su LG G2. Ricerca rapida ovviamente presente, ma non c'è la videochiamata standard né su uno né sull'altro. Chiamiamo, attiviamo il via voce e volume massimo. Speaker qui su LG G2. Ok, problemi con il risponditore, facciamo un po' un'altra prova, proviamo a chiamare il 119 su G2 a vedere se si sente meglio, perché si sentiva davvero molto male e non è. Benvenuto nel servizio clienti Team, la chiamata è gratuita. Avete sentito che è meglio in questo caso, e per quanto riguarda l'audio non è potentissimo, si sente con una qualità media. Andiamo a sentire come si sente su G3, riproviamo, ce la rischiamo a richiamare lo stesso numero su G3, speaker che però viene spostato qui, posteriormente, perché è più potente. Benvenuto nel servizio clienti di un servizio elettrico. Ok, direi che a parte la qualità rende l'idea di quanto sia più potente lo speaker di LG G3. E per quanto riguarda altre caratteristiche, oltre allo speaker spostato, vedete anche la differenza fra i due tasti dietro. Abbiamo questa protuberanza con il LED di notifica qua dietro, è il LED che lampeggia anche durante le chiamate per LG G2. Invece abbiamo i tasti raso senza nessun tipo di LED per LG G3 e ovviamente il famoso laser per la messa a fuoco. Questo fa in modo che il telefono si appoggi meglio su un piano. Quindi sto tornando alla parte telefonica, vi dicevo obiettivamente superiore su G3, anche dalla capsula, l'audio dalla capsula di G3 è assolutamente da fisso, si sente davvero molto bene. Su G2 abbiamo qualche problema di gracchiamento, se così si può dire, a volume massimo, però comunque ci si sente e ci sentono sempre bene anche su LG G2, ma obiettivamente vittoria per LG G3 per quanto riguarda l'audio di qualità e di
volume. Parliamo ora di SMS, apriamo il client SMS, ridisegnato anche qui su entrambi, su G3 rispetto a G2. Adesso ho una mia tastiera, ma vado a rimettervi quella stock di LG per quanto riguarda il nostro G2, che non mi fa selezionare le tastiere, come mai? Vediamo un po' se riproviamo. Ovviamente queste cose devono succedere assolutamente quando siamo in recensione. Allora andiamo a farlo noi manualmente. Ecco, ce l'abbiamo fatta, tastiera LG. Ritorniamo dei messaggi. Ho cliccato su qualunque cosa potessi cliccare. Tastiera che è buona, personalizzabile, non c'è lo swipe su LG G2. Andiamo a scrivere il nostro messaggio di prova. Nessun problema assolutamente di velocità e digitazione su LG G2, tastiera con i tasti personalizzabili. Andiamo a fare la stessa operazione su G3. Impressionante la reattività, la precisione, la personalizzazione e la capacità di seguire le nostre dita della tastiera di questa famosa Smart Keyboard di LG G3. Andiamo un po' a rimuovere un po' di messaggi che magari non sono interessanti per chi ci sta seguendo. Vi stavo parlando di tastiera che è davvero eccezionale su G3, anche qui. Punto per LG G3, nonostante avete visto anche quella di G2 non abbia particolari problemi. Parliamo di client mail, assolutamente a pari merito. Adesso qua ci chiede una verifica perché era un po' che non lo accendavamo. La vado subito a fare. Eccoci qua, proviamo ad aprire la stessa email. Avete visto quanto ci si mette poco a scrivere con LG G3. Email che viene aperta al massimo su entrambi, però ovviamente ridimensionabili in quanto abbiamo KitKat su entrambi i telefoni. Non vi sono particolari differenze, stessi pregi, stessi difetti, come la mancanza dello swipe per poter eliminare in modo rapido una email. Parliamo ora di browser web, andiamo ad aprirlo su entrambi gli smartphone. Ecco qui abbiamo il browser stock per entrambi, anche Chrome preinstallato. Proviamo ad andare a cliccare, io intanto cerco di fare tutto più in contemporanea possibile. Andiamo a cercare Android Blog da questa parte e anche da quest'altra. Non ce l'ho nella cronologia, andiamolo a cercare su Google e poi andiamo a cliccare contemporaneamente sul link, sperando che l'abbia preso in contemporanea. Siamo collegati con la stessa rete wifi, avete visto come la velocità di caricamento sia assolutamente paragonabile, ma guardate come LG G3, ma anche un po' G2, abbia un minimo di problemi in più rispetto a G2, non sempre obiettivamente, poi il nostro sito è abbastanza leggero, quindi non vi sono particolari problemi. Andiamo a cliccare su una news per entrambi, cerchiamo di prendere la stessa. Adesso si è aperto il banner, noi facciamo così, torniamo alla finestra più in contemporanea possibile, vediamo se si carica la news in questione. Ecco fatto, non vi sono anche qui particolari differenze. Proviamo a muoverci un po' qua su G3. Proviamo a muoverci un po' qua su G2. Che risulta obiettivamente un pelo più reattivo nel browser web. Andiamo, devo cominciare a imparare a dire quando sto registrando per non farci mandare messaggi. Andiamo, dicevo, ad aspettare i commenti. Eccolo qua, portiamoci sotto e iniziamo una nuova conversazione. Ecco fatto, non ci sono rallentamenti di sorta per quanto riguarda LG G2. Passiamo ora a LG G3, non so perché ho chiuso il browser, poi lo riapriremo con il multitasking. Ecco qui, anche qui non vi sono particolari problemi, sono io che ho cliccato forse dove non dovevo.
Allora, assolutamente nessun problema, neanche per quanto riguarda LG G3. Andiamo ora su un sito più pesante, proviamo ad andare sul Corriere. Ok, lo abbiamo qui per entrambi, proviamo a cliccare contemporaneamente. Tasto menu qua su LG G3, qua sotto personalizzabile su LG G2, attiviamo contemporaneamente la vista desktop e aspettiamo il ricarico. Sito davvero molto molto pesante quello del Corriere. Vediamo un po' come se la cava LG G3, andiamo a muoverci e a vedere un po' se, quanto tempo ci mette per caricare tutte le immagini del caso, non tantissimo in effetti, si riesce a navigare senza particolari problemi, facciamo la stessa operazione con G2, farle in contemporanea risulta praticamente impossibile, e un po' di potenza in più per G3, però vedete anche qui, sembra che il browser di G2 sia un filo meglio ottimizzato, forse dipende anche dalla risoluzione. Torniamo indietro, chiudiamo il browser, piccolo ricarico per la home di G3, nessun problema per quanto riguarda G2, altra piccola differenza di ottimizzazione. Parliamo ora di parte fotografica, apriamo la camera per entrambi per vedere quanto ci mette l'apertura. Direi che siamo arrivati praticamente assieme, vi faccio vedere qua tutti i modi d'uso per quanto riguarda LG G2, c'è l'HDR ma nascosto tra i modi d'uso, qui le impostazioni con la risoluzione massima a 13 megapixel, e qui quelle dei video, ve le faccio vedere velocemente, ma le abbiamo già viste, massima la risoluzione in Full HD. Torniamo alle foto, prendiamo un nostro soggetto e andiamo a scattare una foto, messa a fuoco ormai canonica a 9 punti per LG, scatto veloce, messa a fuoco abbastanza veloce, ma non così veloce quando siamo nelle ore notturne o comunque con poca luce. Facciamo la stessa cosa qui con LG G3, aspettiamo che metta a fuoco assolutamente fulminea la messa a fuoco laser. Vi faccio vedere come siano stati ridotti i modi d'uso, ma siano rimasti quelli più importanti, qui l'HDR che può essere settato anche in automatico, qui le varie definizioni di foto e video che sono messe assieme perché i due tasti fanno partire una foto o un video, possibilità di registrare in Ultra HD per quanto riguarda LG G3, ovviamente camera e frontali per entrambi con alcune ottimizzazioni particolari come questo flash software per quanto riguarda LG G2, ovviamente la bellezza volto, adesso levo dall'inquadratura che non è mai un bel vedere, qua sono le possibilità della camera frontale. Questo, dicevo, era il famoso flash virtuale. Torniamo indietro, andiamo a vedere come entrambi scattano le fotografie. Entriamo nella galleria per entrambi, che è qui nella cartella. Vediamo quanto ci mette. Andiamo a prendere la nostra cartella di test per quanto riguarda LG G2. Possiamo aprire le stesse fotografie. Eccole qua. E volevo farvi vedere la macro. Per prima cosa le scattano entrambi molto molto bene. Guardate com'è bella su G3, altrettanto bella su G2, ricordiamo che sono 13 megapixel per entrambi. Andiamo a vedere anche questa fatta in esterno, assolutamente vediamo qui i punti di stacco tra cielo e alberi come siano precisi, non ci sono grossi problemi a parità di condizioni di luce anche su G2. Vi vorrei far vedere anche questa che è stata scattata con il flash, doppio flash LED bicromatico per quanto riguarda LG G3, davvero bella, non ci sono, ho schiacciato i tasti dietro per sbaglio, non ci sono particolari problemi di rumore, così come non ci sono anche su LG G2. LG G2 che tende a pastellizzare un po' l'immagine in notturna, e guardate questo esempio come è eclatante, vedete qua come vi sia poco rumore ma l'immagine non sia proprio per niente definita, e cose che potete apprezzare anche su la prova, guardate quanto illumina di più LG G3, e però il fatto di schiarire così tanto l'immagine va a portare un rumore video più
diciamo più alto nelle immagini in notturna. Andatevi a vedere gli esempi sulla pagina della nostra prova, che trovate sempre il link qua in descrizione per giudicare meglio, escludendo tutti i riflessi che vi sono in questo momento nella stanza. Vi dico che di poco, ma anche per quanto riguarda la parte fotografica, vince LGD3. Tanta invece la differenza di velocità nella messa a fuoco quando vi è poca luce. Per quanto riguarda i video, avete gli esempi video sulle relative prove su YouTube, vi dico che sono assolutamente paragonabili sia come audio che come qualità, e forse c'è comunque il plus dell'Ultra HD su LG G3, che può essere abbastanza inutile. Parliamo di video di test, vi dico, anzi li saltiamo perché la prova è già lunga così, vi dico che entrambi leggono tutto, 1080p, full HD, audio AC3, DVX, qualsiasi cosa senza nessun problemi, sempre al top il lettore video di LG G3. Parliamo ora di parte gaming, perché Asphalt 8 e non Real Racing, perché sullo store da LG G3 non si riesce a trovare Real Racing e non sappiamo bene il perché, forse una mancata ottimizzazione, ma andiamo a vedere comunque i tempi di caricamento e la differenza cromatica tra i due. Vediamo, non vi sono enormi differenze. Adesso dovrò andare a abbassare il volume su prima LG, no, facciamo prima la prova su G2, quindi vado ad abbassare quello di LG G3. Ecco fatto. Andiamo in gioco, no, non vogliamo imparare a guidare, va bene questa pista, facciamo avanti, ancora avanti, iniziamo la gara. Spero che mi sentiate, voglio lasciare il volume al massimo per farvi godere al massimo della multimedialità durante il gioco. Vi dico che qua il telefono sta diventando un pochettino tiepido, ma niente in confronto a quello che diventa LG G3. Vediamo se riusciamo a saltare un po'. E si parte. Abbiamo eliminato subito una macchina semplicemente affiancandola. Proviamo a schiantarci contro un muro per vedere l'animazione. Ecco fatto. Ok, non vi sono particolari problemi, diciamo che meglio di così non si può su LG G2. Andiamo a rialzare il volume anche su LG G3. Facciamo gioca, qua sì che forse non riuscirete a sentirmi, tocca urlare per sovrastare il volume della capsula di LG G3 nonostante rimanga dietro, con tutti gli svantaggi del caso e del fatto che possa essere attenuata. Non siamo riusciti a fare il trucchetto di prima, peccato. Proviamo a far partire qualche animazione anche qua. Ho eliminato una macchina. Allora, non vi sono particolari problemi neanche su G3, forse anche qui un minimo, a parte i ricarichi della home, un minimo di fluidità in meno, ma sono davvero piccolezze. Vi dicevo che la parte gaming è promossa per entrambi, abbiamo la stessa GPU e quindi le prestazioni sono assolutamente paragonabili, con il fatto che LG G3 scalda davvero molto sul posteriore. Parliamo ora di differenze software, le interfacce le avete già viste, fondamentalmente questo è il drawer, questo su LG G2 può essere personalizzato lo sfondo anche su G2, io l'ho tenuto così per piacevolezza personale. Qui la ricerca rapida nelle applicazioni, molto molto comoda. È stato levato lo slide aside con le tre dita su LG G3, andiamo quindi a prendere le impostazioni per farvi vedere come sono divise. Potete anche prendervi un occhio di tutte le impostazioni a vedere se ce ne sono di più o di meno su entrambi. Possibilità dei tasti a sfioramento anteriore personalizzabili in modo differente per entrambi. Qua possiamo sì mettere il tasto menu, qui non è previsto il tasto menu, però ne possiamo mettere fino a 5 sulla
sulla barra, cosa che non può essere fatta su G2 perché queste sono le combinazioni possibili. Qua le varie differenze, intanto vi dico che parlando di display, il sensore di luminosità funziona abbastanza bene per entrambi. Sono uscito dalle impostazioni senza voler, volevo farvi vedere anche quelle generali, che sono fondamentalmente le più interessanti. L'uso con una mano è poco diverso rispetto all'uso con due mani. Tasti di scelta rapida che vanno a personalizzare questi posteriori. Avete visto la voce slide aside qui su G2. In realtà le possibilità della custodia Quick Circle o Quick Windows ci sono per entrambi. C'è il Dual Windows per splittare lo schermo in due su LG G3. Andatevelo a vedere nella relativa prova. Andiamo a vedere ora la versione di Android, che è la medesima. Abbiamo la 4.4.2 per entrambi, qui le differenze di software. Andiamo ora a vedere la parte relativa all'archiviazione, cioè alla capacità di memoria. Ricordo la non espandibilità di LG G2, e adesso mi è scappata la parte archiviazione. Potrete scusarmi, ma con la camera davanti non è facile vedere tutto quello che dovremo. Eccola qui, rimane in alto, rimane qua su LG G3. Potete vedere come è formattata e quanto sia lo spazio disponibile per quanto riguarda i due smartphone. Qua la possibilità ovviamente della scheda SD on the go presente per entrambi. Altre differenze software fondamentalmente sono qua in questo widget che ci suggerisce come usare il telefono e altre informazioni utili durante il giorno, non presente su LG G2. Chissà se mai arriverà, non so che cosa ho cliccato. Dicevo, tornando a parlare di fluidità e di ottimizzazione software, questa sembra un po' migliore su LG G2. Abbiamo qualche piccolo rallentamento in più su il G3, probabilmente per una marcata ottimizzazione della nuova interfaccia, ma forse anche per la quantità enorme di pixel da utilizzare. Qui avete visto l'LG Health per tenere d'occhio i nostri movimenti quotidiani e tante cose relative al fitness, i trucchi per usare al massimo il nostro smartphone. Vi dicevo, quindi parte software come interfaccia decisamente meglio su LG G2, forse come fluidità meglio su LG G3, scusatemi, forse come fluidità meglio su G2. Il Toc Toc c'è per entrambi, c'è anche il knock code per usare un pattern di tocchi decisamente personalizzabile in tutti i modi e che nessuno potrà mai scoprire per sbloccare il nostro telefono. Andiamo ora a parlare di parte musicale. Ecco, qui facciamo partire il lettore musicale per entrambi, facciamo partire la nostra canzone di test prima su LG G2. Ora la facciamo partire su G3. Si conferma l'estrema potenza per quanto riguarda lo speaker di LG G3. Come qualità l'avete sentita, non vi sono particolari differenze, un pochettino meglio sempre su G3. Parliamo un po' allora di conclusioni di questi due smartphone. Fondamentalmente dobbiamo rispondere alla domanda se vale la pena spendere 200 euro in più, più o meno è quella la forbice online, nonostante siano usciti entrambi a 5,99 per la versione base tra virgolette e 6,49 per quella più potente di memoria su G2, memoria e RAM su G3. E dicevo, però attualmente ci sono circa 200 euro di differenza. E per che cosa? Per un display migliore su G3, per un audio in generale migliore, una migliore parte telefonica, la memoria espandibile, il laser e il miglioramento generale per quanto riguarda la fotocamera su LG G3. Fotocamere entrambi sono migliorate con questa versione, nonostante siano sempre da 2.1 megapixel. Dicevo, è stata migliorata anche la frontale su G3. Però cosa andiamo a perdere? Andiamo a perdere l'autonomia proverbiale di LG G2, perché i mAh sono gli stessi. Andiamo a perdere in ergonomia, perché abbiamo uno schermo sì leggermente più grande, ma delle dimensioni generalmente più importanti sul G3, e per chi ha mani piccole questa piccola differenza, perché non è tantissima, si può sentire nell'utilizzo quotidiano con una mano.
Quindi 200 euro a mio parere non giustificati, come quasi tutti i top di gamma di questo 2014 rispetto alle precedenti versioni del 2013, non c'è stato quel salto enorme. Quindi ancora consigliato LG G2, visto solamente il prezzo migliore, un ottimo smartphone ancora oggi nell'uso quotidiano. Se siete maniaci di display, di audio e di fotocamera, allora forse per voi questi soldi in più saranno giustificati per l'acquisto del nuovo LG G3. Fateci sapere in un commento cosa ne pensate, e io vi invito a mettere il mi piace al video se secondo voi è venuto bene, iscrivetevi al canale, rifiutiamo la chiamata, rispondiamo tra poco, iscrivetevi al canale, vi stavo dicendo, e seguiteci anche sul nostro blog di androidblog.it, commentate nell'articolo e qua sotto il video. Per adesso è tutto, un saluto da Alessio Cinabro per androidblog.it.